Il Comune di Napoli avvia un confronto pubblico nella sala del Consiglio della Città Metropolitana per orientarsi fra vaccini, cure e misure di contenimento del SARS-CoV-2, con riguardo particolare a Napoli e a Cuba, oltre che nel mondo. In un momento in cui i sistemi sanitari dovunque soffrono per le ondate di contagi e le nuove convenzioni sociali temporanee, come il distanziamento sociale e l'uso della mascherina, stanno trasformando le strutture del quotidiano. Organizzato dall'Assessorato alle politiche del lavoro e dall'Assessorato alla salute del Comune di Napoli, in collaborazione con l'Ambasciata di Cuba in Italia, è un'occasione per riflettere sul contenimento ed economia, da armonizzare con il diritto alla salute, anche per individuare in anticipo una possibile strategia per l'uscita dalla pandemia. Noi non possiamo dimenticare quel grandissimo gesto di solidarietà internazionale e di fratellanza universale quando, nel pieno dell'esplosione della pandemia in Italia, vennero donne e uomini del comparto sanitario cubano ad aiutarci, le brigate cubane della solidarietà. E poi il messaggio che in questo momento è quello più rilevante è che la sanità pubblica non può essere smantellata. Se oggi noi raccogliamo anche un disastro in alcuni territori del nostro paese è perché tutto quel sistema pubblico della salute e della sanità è stato smantellato, dalla medicina territoriale, dai consultori, dagli ambulatori, dalle assistenze domiciliari, non sono state adeguatamente utilizzate e sfruttate le nuove tecnologie come la telemedicina, ospedali chiusi, no? Anche nella nostra città in questi anni abbiamo raccontato gli ospedali, i reparti e pronto soccorso chiusi nel centro storico, e potremmo continuare, non si è investito sul personale con concorsi adeguati, si è andati in affanno solo in tempi di pandemia, insomma la pandemia ha fatto un po' scoprire ciò che già conoscevamo, quindi credo che questo dovrebbe essere un monito che i diritti fondamentali non si debbano mai comprimere. Adesso provo un po' di vergogna, diciamo la verità, anche a vedere tanti politici italiani che sono i principali responsabili dello smantellamento di sanità pubblica, vergogna per loro ovviamente, che parlano di sanità come bene comune. Quindi attenzione perché queste sono le persone che hanno distrutto uno dei principi cardine di una coesione sociale e democratica, cioè quella di poter garantire uno dei beni primari a tutte le persone, indipendentemente dal censo, indipendentemente dalla categoria sociale, indipendentemente appunto dalle condizioni di vita individuali.